Buongiorno e benvenute a tutti e a tutte. E siamo qui oggi per l'ultimo appuntamento dei webinar del ciclo di riconnessioni dal titolo Progettare per l'inclusione. In questo strano, come abbiamo detto, in questo difficile anno scolastico, la Fondazione per la Scuola tramite Riconnessioni ha organizzato un ciclo di webinar per essere il più vicina possibile alla comunità scolastica, per essere il più vicina possibile agli insegnanti, agli studenti, a tutti coloro che compongono la comunità scolastica. Questo in che modo? In un percorso di formazione continua dedicato appunto alla progettazione di attività didattiche, inclusive e innovative. Per chi non ci ha seguito fino ad oggi, un brevissimo riassunto di Riconnessioni. Riconnessioni è un progetto di Compagnia di San Paolo realizzato a Torino e nella prima cintura da Fondazione per la Scuola ed è una delle più estese e integrate azioni di scuola digitale in Europa. È realizzato e supportato anche nella provincia di Cuneo dalla Fondazione CRC. Che cosa fa Riconnessioni? Riconnessioni porta connessione in fibra ottica alle scuole, coinvolge il corpo docente in percorsi di formazione e di sviluppo professionale, lavora in partnership con attiva partnership pubblico-private per moltiplicare le risorse, per innovare proprio il sistema e promuove un nuovo modello pedagogico digitale basato su tre assi: creatività, innovazione ed inclusione. Siamo qui appunto all'ultimo webinar, come dicevamo, di progettare per l'inclusione. Abbiamo parlato di inclusione, parliamo anche di innovazione. Innovazione in che senso? Innovazione vista come la capacità di progettare in modo analitico e rigoroso esperienze didattiche che non siano tradizionali e inclusione vista come la capacità di lavorare con un intero gruppo classe che spesso è composto in modo eterogeneo, e quindi lavorare senza lasciare mai indietro nessuno. In questo momento la progettazione risulta sicuramente e sempre di più, è sempre più urgente, necessaria e funzionale al processo educativo. Ora entriamo un pochino più nel vivo. Oggi parleremo di come progettare percorsi di lettura per l'inclusione attraverso percorsi di lettura. In questo webinar cercheremo di applicare il lesson planning e l'attenzione alle competenze socio-emotive, proprio alla progettazione di attività, di percorsi che siano incentrati sull'uso inclusivo del linguaggio. Impareremo metodi, strumenti per facilitare la comunicazione, come abbiamo detto, in una classe eterogenea, e per disegnare per progettare attività che possano rafforzare da una parte le competenze linguistiche e comunicative e dall'altra creare percorsi il più inclusivi possibile. Qualche informazione tecnica, avete la possibilità di porre domande anche se non direttamente ai nostri ospiti. Sulla destra dello schermo c'è il pulsantino con dentro il punto interrogativo,
Da lì potete accedere ad una chat condivisa in cui porre le domande. Tutti i materiali, tutte le registrazioni dei webinar sono sempre disponibili sul sito di riconnessioni, alla pagina webinar. Gli attestati vi verranno mandati all'indirizzo mail con cui vi siete iscritti e per qualsiasi problema tecnico noi, come sempre, andiamo avanti. Eccoci arrivati veramente nel vivo. Linguaggio ed inclusione, come progettare percorsi di lettura per l'inclusione. Partendo da tutto quello che abbiamo appreso in queste settimane, vedremo in che modo la progettazione ci può aiutare ad innovare la nostra didattica. Creando, costruendo attività inclusive proprio attorno al linguaggio. Oggi abbiamo con noi due ospiti della Fondazione Paideia. La Fondazione Paideia, per chi ancora non la conoscesse, opera già da ormai 20 anni a Torino e non solo. Si prende cura di famiglie, di bambini in difficoltà. In che modo? Lavorando per sostenere l'intero contesto e per creare contesti appunto che siano attenti alla crescita il più serena possibile dei piccoli e delle loro famiglie. L'obiettivo di Paideia è proprio quello di diffondere una cultura dell'infanzia e di partecipare, di facilitare la costruzione di una società che sia inclusiva e responsabile. Nel webinar di oggi partiremo con Anna Peiretti. Anna Peiretti è la responsabile del progetto Libri per Tutti della Fondazione Paideia e oggi ci racconterà di come progettare percorsi di lettura per l'inclusione. Nella seconda parte avremo il piacere di ospitare Cecilia Rubertelli. Cecilia è una linguista, è responsabile della bottega editoriale di Fondazione Paideia e lei ci porterà direttamente in classe, illustrandoci un'esperienza condotta con una classe delle medie, della secondaria di primo grado, un'esperienza con un titolo molto interessante, Viaggio a Babele. E a questo punto darei la parola a Anna Peiretti. Buongiorno Anna e benvenuta. Bene, buongiorno a tutti, ti ringrazio Roberta di questa presentazione così ricca che davvero ci introduce nella lezione di oggi, ma ci rinforza anche, no, in questa collaborazione che stiamo portando avanti ormai da un po' di tempo. Certamente. Oggi parleremo di lettura per l'inclusione. Ma non vogliamo tanto trattare la dimensione relazionale, no? In cui ogni storia, quando viene condivisa in un'esperienza di lettura, è chiaro, origina inclusione. È nella natura delle storie, no? Che nel momento in cui si leggono insieme, creano occasioni di partecipazione per tutti, anche per i bambini, per le persone con difficoltà. Oggi invece tratteremo in particolare della natura di alcuni testi che possono essere pensati come artefatti comunicativi. Quindi progettare la lettura condivisa vuol dire progettare artefatti comunicativi. Ci concentreremo su questo. Che cos'è un artefatto comunicativo? La definizione di Anceschi, un esponente del design, che definisce appunto un artefatto ogni tipo di oggetto, e il libro è un oggetto, che viene pensato, progettato e prodotto con finalità comunicativa. E quindi cercheremo in questa prima parte del webinar di oggi di capire che cosa vuol dire progettare un artefatto comunicativo. Io condivido adesso lo schermo, per
voglio partire da una cosa molto semplice, un'esperienza che facciamo tutti, no? Quando ci troviamo a voler comunicare qualche cosa. Se io dovessi comunicare un messaggio generico, per esempio fare una tazzina di caffè, questo è un esempio, di come questo messaggio, questa indicazione comunicativa è stata tradotta in una forma testuale. Questo è un testo. E ci rendiamo conto che, il disegno, le immagini ci aiutano. E questo è evidente, sono efficaci. C'è un testo che sta a didascalia delle immagini e qui sarebbe bello chiederci, no, andando ad indagare tra le parole, se risulta per noi leggibile. E vi chiederei anche di domandarvi se risulta anche comprensibile. Sono state selezionate parole molto specifiche. Ecco, questo è un modo di comunicare un messaggio. Chi ha scelto questo modo ha anche avuto bisogno di un numero di disegni e un numero di frasi. E non solo, ha avuto anche bisogno di disporre nello spazio in una sequenza lineare, addirittura qui numerata, no? Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, proprio per non sbagliare la sequenza. Comporre in questo modo il messaggio. Sì, questo è un testo che comunica, ma guardate qui. Asciugato, ridotto all'essenziale. C'è solo più il disegno, l'immagine, potremmo dire il simbolico. E allo stesso modo, per provocazione, potrei domandare: è comprensibile questo testo? La domanda è comprensibile, sta sempre legata ad un'altra. È leggibile. Ecco, su leggibilità e comprensibilità è importante fare sempre ordine. È chiaro, la leggibilità riguarda tutti quegli aspetti più superficiali relativi alla possibilità di decifrare un testo. E qui ci mettiamo dentro tutto, il corpo tipografico, la calligrafia, la qualità grafica, la disposizione nello spazio, la scansione in paragrafi, in sezioni. Tutte le caratteristiche formali, le parole, le costruzioni fanno parte della leggibilità. La comprensione, invece, è qualcosa che riguarda ostacoli più profondi, la dimensione più profonda di un testo, là dove sta il significato, la struttura argomentativa. È qualcosa che ha a che fare con un'organizzazione, con il sistema testuale. Voi potreste dirmi, nel primo testo, no, delle istruzioni per fare il caffè, leggibile, ok, ma è comprensibile. La comprensione quindi riguarda la struttura del testo. E per noi che vogliamo parlare di storie, la trama, il contenuto narrativo. È importante sempre distinguere molto bene. Noi oggi parleremo di esperienze di libri, di letture per l'inclusione. E allora è chiaro che queste due voci, leggibilità e comprensibilità, acquistano peso, rilevanza. È importante rifletterci. Su questo punto in particolare troverete poi nei materiali un testo di approfondimento. Concludo la premessa, con una bella immagine che ci ha regalato la dottoressa Basso, responsabile del servizio di neuropsichiatria infantile della città di Torino. Progettare percorsi di lettura inclusiva, il tema di oggi, quindi costruire di fatto artefatti comunicativi, è bello pensare che sia un'esperienza simile al costruire, a progettare ausili.
Avete presente quando un bimbo usa il deambulatore? Beh, quel bimbo ha una possibilità di partecipare al gioco con gli altri. E quindi diventa molto, molto importante. Io, ecco, torno alle slide perché adesso dobbiamo ritornare al tema specifico di oggi. Noi oggi ci occuperemo, siamo partiti dal generale, adesso facciamo focus sul particolare. Dobbiamo costruire un artefatto comunicativo in cui la trama narrativa, il codice visivo, la struttura simbolica hanno per fulcro i personaggi della storia. È chiaro che parlare, no, di costruire artefatti comunicativi, di libri inclusivi, si apre un mondo. Noi oggi ci concentreremo su questo aspetto in particolare, che rappresenta una strategia molto importante dal punto di vista inclusivo. I personaggi sono importantissimi. Sono i protagonisti dell'inclusione. Questa è un'indicazione che ci ha dato il professor Squartini in un webinar che abbiamo tenuto 15 giorni fa. Dunque, mi si dice che non si vedono le slide. Riproviamo, chiedo magari aiuto a Gianluca per riportare la condivisione dello schermo. Adesso si vedono. Si vedono? Adesso ci sono. Ok. Quindi, appunto, il professor Squartini ci ha dato un'indicazione molto, molto importante e precisa. Lavorare su letture inclusive, abbiamo detto in premessa, vuol dire lavorare sulla comprensione. E per capire un testo è necessario lavorare a lungo e in maniera precisa sui personaggi. Devo definire bene i personaggi. Perché? Perché lo stesso personaggio sarà come un gancio in una scalata. Mi aiuterà a riprendere in punti diversi il testo. Allora bisogna definire con chiarezza i personaggi e metterli nella scena del mondo. Noi cominciamo, no, da questo principio per costruire un artefatto comunicativo inclusivo e vedremo poi come il contenuto può essere una fiaba della tradizione, un testo narrativo, un'argomentazione didattica. I personaggi quindi si ripetono nel corso della storia, ricorrono. Il ritrovarli in questo caso rappresenta una forma di ripetizione salutare. A me piace pensare sempre che ripetere è vigilare sulla comprensione. La ripetizione è una sentinella e quindi è importante che i personaggi ricorrano e tornino. Aiutano a costruire inferenze, quindi a riferirsi a significati. I personaggi sono dei connettivi, hanno la funzione di coesione e rinforzano il contesto. Il contesto è un'altra parola chiave in un libro inclusivo. Allora, i personaggi. Ho cominciato a ricercare nei libri che conosco, negli incipit, il modo in cui vengono presentati i personaggi. È come se ogni libro all'inizio mettesse in scena i suoi protagonisti. In Piccolo Blu e Piccolo Giallo, questo è Piccolo Blu e questo è il suo migliore amico, è Piccolo Giallo. E te lo dico fin dall'inizio. In Pimpa. Questo è l'inizio di Pimpa scopre il mondo. Pensate, si parte dallo spazio come se fosse una zoomata, no? Verso il particolare, si arriva a Pimpa. E lei, te l'ho detto, è la cagnolina che vedi in quel lettino. Il suo nome è Pimpa. Ho definito il personaggio.
Questa è la trasposizione in simboli del libro. Ed è importante che questo peso sul personaggio sia anche rappresentato nel simbolo. Pimpa non è una qualunque cagnolina, ma è proprio lei. Questo, per esempio, è Mille mogli e nonno Giove, un libro per ragazzi più grandi, questo è dell'EDT. Anche qui all'inizio c'era una volta un anziano signore, e lui. E te lo presento. Questo è un altro libro che ha proprio delle pagine dedicate alla presentazione dei suoi personaggi. Presentare un personaggio è presentare il suo carattere, le sue modalità di relazione, le sue caratteristiche fisiche. Nella nostra progettazione, quindi, partiamo dalla presentazione dei personaggi. Capite? Allora vuol dire che nell'incipit, in questa struttura del libro in cui all'inizio ti dico questi sono i personaggi, nell'incipit vuol dire che probabilmente c'è già il germe di un libro inclusivo. Questo è l'incipit di Biancaneve. Ci servirà dopo perché poi vediamo come la presentazione di Biancaneve ci aiuta nel primo passo dentro il libro inclusivo. È una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue, dai capelli neri come il legno della finestra. Ricordate questi tre colori: bianca, rossa, neri i suoi capelli. L'apertura di un libro inclusivo. Tenetelo presente anche nella produzione dei vostri testi, sia per bambini con difficoltà, sia per bambini che non hanno difficoltà specifiche rispetto all'apprendimento, rispetto alla comunicazione, rispetto al linguaggio. La nostra maestra, in questo caso, è Varia Lavater. Lei è stata una grande designer svizzera, un'artista, un'illustratrice, muore nel 2007. Insomma, che cosa faceva Varia Lavater? Metteva in pagina, dico in pagina perché questo chissà se è veramente un libro, io credo di sì, fiabe della tradizione, racconti, escludendo la parola scritta, escludendo il figurativo. E aveva trovato un modo, secondo me, geniale di identificare i personaggi in modo simbolico. Una volta individuati, una volta messi sotto la lente dell'analisi, ecco, li rappresentava in modo simbolico. E guardate come, attraverso segni simbolici, grafici, che chiamava pittogrammi e creava un testo leggenda. Allora, prendo una storia, individuo tutti i personaggi, li inserisco in una leggenda rappresentandoli simbolicamente. E questo è veramente molto, molto interessante. Lo faceva e lo ha fatto per tantissime fiabe della tradizione, ma guardate qui, questa è Biancaneve. E noi abbiamo il nero dei suoi capelli, il bianco e il rosso. Questo è il simbolo con cui Varia Lavater identifica Biancaneve. Ma guardate qui, questo è un lavoro che abbiamo fatto con docenti dell'IC3 di Modena in un percorso formativo. Partendo da Biancaneve, crea tu la tua leggenda. È il primo passo per la costruzione di un artefatto comunicativo. Questi sono esempi che vi faccio vedere. Guardate, a seconda della persona che ha costruito la leggenda, ci sono segni grafici diversi, scelte simboliche diverse, ma anche di contenuto, perché qui in leggenda ci sono anche le emozioni. E quindi sono solo i personaggi. Qui ci sono due leggende, una cronologica e una no.
E quindi significa che probabilmente l'ordine in cui entrano in scena i personaggi è importante. Qui Biancaneve è rappresentata con il simbolo di neve, un simbolo ben noto, convenzionale. Guardate, un altro esempio di leggenda. La cosa importante è che voi facciate la vostra, perché qui c'è la scelta personale, discriminante. Ecco, poi da qui devo partire, questa è la premessa. Poi devo combinare tutti questi pittogrammi. Maria Lavater li combinava in leporelli, cioè strisce di carta piegate a fisarmonica. Parlava proprio di una scrittura in pittogrammi in cui comporre forme e colori, ma per avere un senso. Allora, io dispongo i miei simboli, possono essere la ripresa dei pittogrammi della leggenda, lungo una linea. La linea non è solo spaziale, ma se ci pensate bene, è anche l'asse temporale della storia, come si sviluppa la storia nel tempo. In base a come dispongo i personaggi, do a loro una posizione relazionale, li metto in relazione. L'immagine diventa scena. Compongo tutti questi elementi. Anche le dimensioni hanno un peso, perché se io prendo un elemento della mia leggenda e lo metto grande, 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 forse voglio dire qualcosa. Se un altro elemento, un altro personaggio è piccolo, 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 forse voglio comunicare qualcos'altro. Avete già capito da questo primo sguardo su alcune leggende che i colori sono importantissimi. I colori identificano. Noi nella bottega Paideia diciamo che hanno valore semantico. I colori danno significato, ci aiutano a discriminare, a identificare. E quindi capite quanti aspetti importanti. Nel disporre i miei personaggi sul piano, creo una scrittura cartografica. Maria Lavater parlava proprio di mappe che ci servono per raccontare le storie. Secondo me questa è una grande, straordinaria strategia inclusiva. Ho bisogno di una mappa che è codice visivo, abbiamo detto artefatto comunicativo, che mi serve come traccia, che sviluppa un asse temporale e spaziale per raccontare una storia. E se ci fate caso, io qui non ho ancora parlato dei simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Ve ne ho fatti vedere alcuni, ma la cosa interessante è che non è detto che in questa modalità di costruzione di un libro inclusivo i simboli VLS, PCS, ARASA, che cosa decidiamo di usare, siano l'unica forma di pittogramma possibile. Quando io costruisco un libro così, mi metto in cammino, viaggio, vado, comincia la storia. Ecco, qui voglio farvi vedere un lavoro fatto da un docente sempre di Modena che ha lavorato alla sua leggenda di Biancaneve, quindi ha prodotto questi simboli e poi ha scelto che il suo piano, no, sviluppo della narrazione di composizione fosse questo che adesso vi faccio vedere. Non c'è audio. La docente muove i simboli sul piano nel video con velocità, ma nella realtà lentamente, raccontando a voce che cosa accade sul piano. E questi sono i simboli che lei ha presentato ai bambini in leggenda. Qui ci sono i sette nani. Muove su un unico piano i suoi simboli. Questo è un modo di raccontare una storia e un artefatto comunicativo. Ed è interessante, secondo me, perché
apre a possibilità di inclusione reali. Qui non c'è testo. Chi non ha letto scrittura non è escluso da questo tipo di scrittura, perché è una scrittura diversa. Lavater la chiamava cartografica. Questo è un modo per raccontare una storia. Ora, arriviamo ad alcune conclusioni. Troverete nei materiali dei testi di approfondimento rispetto alle modalità di costruzione, no, di questo tipo di libro. A me adesso interessa ancora puntualizzare due aspetti. Che tipo di effetti pratici ha una lettura di un testo condiviso su questa base? Quando io costruisco, smonto una fiaba in questo modo, ne faccio la leggenda, compongo gli elementi simbolici, immaginando che il mio artefatto sia mappa, piano di sviluppo, ecco, scopro che ci sono degli aspetti pratici inclusivi rilevanti. Allora, il primo è che posso anche fare esperienza di una lettura non lineare. Non ho più un libro strutturato in maniera tradizionale, chiuso dentro uno schema. Io posso muovere i personaggi anche su riferimenti spaziali diversi. Credetemi, intorno a questo lavoro si crea con i bambini, anche con chi ha difficoltà, più facilmente la conversazione. Il bambino partecipa. È possibile poi lavorare simbolo per simbolo, pittogramma per pittogramma in attività di matching. Tocchi il frutto e dici che cos'è. Guardi l'illustrazione e tocchi il simbolo, che cos'è. E associ l'alfabetico con il simbolo. Quindi ha veramente una ricaduta importante utilizzare questi codici visivi. I libri di Ricciascarri sono pensati anche in un certo senso in questo modo. E concludo, questa possibilità di costruire libri in questo modo, apre secondo me possibilità importanti di lavoro a scuola per lo sviluppo delle competenze. I bambini acquisiscono modalità di lettura non lineari, imparano a muovere i personaggi su spazi altri. Possono, utilizzando i simboli dei personaggi e quelli delle azioni e quelli degli ambienti, raccontare di nuovo in maniera personale la storia. Oh, chi è capace a rinarrare ha compreso. È un modo per produrre linguaggio, perché riferendoci al simbolico è facile produrre linguaggio. È un sistema flessibile, io la leggenda posso allargarla, restringerla in base alla fase evolutiva del bambino e alle esperienze che ha avuto. Perché questa collezione, per quanto deve essere fedele al testo originale, che è la trama narrativa, io posso però renderla un sistema flessibile. Ho dei simboli da condividere con gli altri. E quindi è importante che in un gruppo classe, come ci dirà adesso Cecilia, il simbolico diventa una materia di scambio di significati. E poi, e mi piace che questa sia l'ultima cosa, perché no? Perché non possiamo immaginare forme altre di testo? L'inclusione, è vera, è reale quando sappiamo accogliere le diversità, le specificità. Credo che questa esperienza ci aiuti davvero a considerare un tipo di lettura come questo, un tipo di libro come questo, una possibilità di attivare tante competenze comunicative diverse. Bene, io adesso, se mi vedi di nuovo, Roberta, ho tolto la condivisione dello schermo. Certo, ci vediamo di nuovo. Nel frattempo sono arrivate moltissime domande, te ne farei una o due prima di passare la parola a Cecilia e poi eventualmente, se ci fosse ancora tempo, dopo l'intervento di Cecilia, ti richiamo in scena.
Allora, ci chiedono, oltre appunto alla domanda, ad una domanda che ritorna, se puoi consigliare testi da utilizzare per fasce d'età diverse, quindi bambini 0-3, bambini, ragazzi adolescenti, per bambini disabili. O non vedenti, non udenti, insomma, se hai diciamo da proporre un po' di bibliografia. Seconda cosa, ci chiedono, è possibile usare la cartografica anche per far raccontare, inventare direttamente dai bambini una loro storia, quindi non su una storia che già esiste, ma su una storia da inventare. E se questo è adattabile anche a bambini in età prescolare. E come? Bellissime domande. Allora, una volta capito il meccanismo di questo artefatto comunicativo, e bisogna entrarci anche in termini di riflessione, no? Capire fino in fondo perché questo è un meccanismo comunicativo, è chiaro che io posso utilizzarlo per la produzione di storie. E quindi lavorare in questo modo all'invenzione di trame narrative. Considerando che la creazione dei personaggi è l'origine, pensate alla storia biblica, prima di tutto è la creazione del mondo, la scena, i personaggi, chi erano? E allora gli animali, no? Va tutto a distinguere. Questo è un lavoro bellissimo che si può fare certamente su contenuti narrativi originali e vi assicuro che è un lavoro cooperativo. Perché intorno a queste dimensioni i bambini scambiano significati, possibilità grafiche, immagini. Anche i bambini che hanno più difficoltà possono davvero trovare uno spazio. Ecco, consigli sui libri. Avrete una bibliografia tra i materiali rispetto ad una selezione di libri che in qualche modo rispettano questi criteri di artefatto comunicativo per l'inclusione. Vi dico alcuni autori che probabilmente conoscete già, che però è chiaro, ci aiutano e ci insegnano a entrare nel meccanismo, come abbiamo visto Maria Lavater. Allora, conoscete sicuramente Leo Lionni, conoscete magari il libro Orso Buco, tutti i libri di Tullei, per esempio. Io ho anche riscoperto le fiabe di Maria Lai, un'artista sarda che usa lo stesso meccanismo narrativo e produttivo. Dentro questi libri, tra queste pagine, si sta tutti, perché le competenze simboliche sono di tutti. Un bambino non verbale può agganciare significati dentro un artefatto costruito in questo modo. E di nuovo il grande rinforzo in questa esperienza inclusiva è la voce narrante del docente, di un genitore, di un educatore, perché è proprio come una mappa, è una cartografia. E io comincio un viaggio, questo lo diceva Deschartons, no? Francese, un filosofo, quando io dispongo gli elementi sullo spazio, comincia il mio viaggio, che capite è un viaggio anche metaforico, di significati, di crescita del linguaggio. Credo che su questo proprio l'esperienza di Cecilia possa dirci molto. Proviamo proprio a vedere come può concretizzarsi in un lavoro di classe. Allora, a questo punto lasciamo un po' di spazio, se riusciamo, dopo per qualche ulteriore domanda, perché ne sono arrivate veramente tantissime. E chiamerei però qui Cecilia, Cecilia Rubertelli, che come abbiamo già detto in presentazione è innanzitutto una linguista. E poi è responsabile della bottega editoriale di Fondazione Paideia. Quindi siamo sempre in Fondazione Paideia e
E lei però, Cecilia, ci racconterai un'esperienza fatta direttamente con una classe. Per cui andiamo a vedere nel concreto che cosa è successo e qual è l'esperienza. Esperienza che, ricordo, si chiama Viaggio a Babele. A te. Grazie Roberta, buongiorno a tutti, anzi ormai buonasera a tutti. Mostro il mio schermo. Allora, eccoci qua. Allora, eccoci qua. Viaggio a Babele. Viaggio a Babele è appunto una bellissima esperienza iniziata e conclusa di recente, a febbraio. È un laboratorio pensato per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che d'ora in poi chiamerò scuole medie perché se no mi confondo. Si è tenuto a febbraio in una seconda media di Torino ed è stato un vero e proprio viaggio con i ragazzi in tre incontri. Tre incontri che sono state tre tappe, il cui obiettivo per i ragazzi era quello di farli sperimentare strategie comunicative diverse, attraverso l'uso dei libri e delle storie. Libri particolari, quindi scritti in linguaggi particolari, in altre scritture, come ad esempio i libri in simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Oppure libri scritti soltanto in immagini, come i silent book, in modo da, come dire, fare questo viaggio a Babele, quindi fare un tuffo là dove ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze, ma che sono un'enorme ricchezza, e riuscire a conoscere queste differenze di lingue, di linguaggi soprattutto, non può che essere un grande passo importante verso il concetto di inclusione. Appunto, dicevo, sono stati tre incontri. Nel primo, in particolare, si sono sperimentati i simboli a spasso tra i simboli, le scritture, i simboli della CA. Nel secondo, i silent book, quindi si è sperimentato il silenzio, che cosa si nasconde nel silenzio e quanto in realtà racconta il silenzio. E nel terzo, in parla con le mani, abbiamo sperimentato la gestualità. E la LIS, quindi a partire dalla gestualità verso una vera e propria lingua fatta con le mani e non solo. Nella prima tappa, scusate, devo spostare una cosa. No. Chiedo scusa. Ok, nella prima tappa, piccolo problema tecnico. Allora, tappa 1, a spasso tra i simboli. Ok, il primo giorno è stato importante conoscersi ed è stato interessante, importante fare un gioco di presentazione iniziale che si chiama il gomitolo delle parole. Attraverso un gomitolo, in realtà poi è stata una pallina perché eravamo distanziati 1 metro gli uni dagli altri in una stanza grande, però comunque c'era molto spazio tra i ragazzi, sarebbe stato difficile far dipanare questo gomitolo. L'idea è che a partire da questo gomitolo ciascuno dica il proprio nome e una parola che gli piace, una parola che gli piace molto o per suono o per via del suo significato o perché rappresenta qualcosa che gli piace. Quindi poi lancia il gomitolo al proprio compagno tenendo un capo sempre del filo e così ecco che si crea un tessuto. L'abbiamo fatto metaforico, però tra di noi si è creato un bellissimo tessuto, cioè un testo di parole preziose perché raccontano, le parole identificano una parte di mondo e quindi essendo una parte bella del proprio mondo, è davvero un testo prezioso da portare con sé come una sorta di guida nel nostro viaggio a Babele. Il nostro viaggio a Babele è iniziato con un vero e proprio viaggio. Abbiamo guardato insieme un video di YouTube, tratto da YouTube, quindi siamo saliti su questo aereo, finendo grazie al mitico YouTube in Russia, San Pietroburgo. Abbiamo visto alcune opere, no? Con un video che era una sorta di guida del museo appunto di Stato di Russo di San Pietroburgo. Era
tutto, la voce parlava in russo e le scritte che c'erano erano in cirillico. Addirittura siamo anche andati a prenderci un caffè, volevamo prenderci un panino al bar, ma al bar abbiamo trovato una condizione del genere, tutto in cirillico. I ragazzi hanno cominciato, no? Era importante chiedergli come vi siete sentiti, a essere in una situazione altra dove non capito assolutamente nulla. E come vi sentite invece se sempre a quel bar trovate questo? Quindi la scritta è in cirillico, la lingua è sempre quella, ma al suo interno c'è un pittogramma che rappresenta il significato della parola e quindi mi permette di comunicare agilmente con il cameriere e con le persone. Questo momento è stato molto importante perché li ha collocati in una dimensione proprio di rendersi conto, di provare sulla propria pelle che cosa si sente quando ci si sente strani. Non si capisce il linguaggio, non si processa il linguaggio, perché o perché non si conosce la lingua, oppure perché si hanno difficoltà di comprensione della lingua scritta, parlata. E abbiamo poi in realtà ragionato sul fatto che tutto attorno a noi siamo pieni di immagini. Comunichiamo con le immagini molto di più di quanto quasi non ci rendiamo conto, a partire dal menu di McDonald's che è facilmente componibile attraverso dei tasti, tutto su foto e immagini, ovviamente i simboli, le icone, tutto quello che è il segnale stradale, le emoticons che ormai conoscono tutti, e anche degli insospettabili come l'alfabeto. E quindi dove da un processo diciamo di astrazione per via della complessità del mondo, si è passati dai pittogrammi invece alle lettere dell'alfabeto, che potenzialmente sono senza significato se non le mettiamo una vicino all'altra componendo parole. Ed eccoci qua nel primo libro che hanno scoperto. Hanno scoperto i libri, i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. E qui si è scatenato il mondo. La curiosità è stata tantissima. Abbiamo letto sulla collina, in simboli, appunto, e hanno osservato, sono stati dei veri osservatori. Soprattutto si è creata una comunità interagente, dove i ragazzi hanno iniziato a ragionare sul linguaggio attraverso i simboli. Perché avevo il programma di scrittura in simboli, SimWriter, e di nuovo con un giro di parole hanno cominciato a dire le parole che volevano vedere tradotte nei simboli. Queste sono soltanto alcune. La cosa interessante è stato che tra di loro ragionavano sugli aspetti semantici della lingua e quindi ragionavano sulle categorie semantiche, ad esempio osservando che zio, fratello, mamma, papà, giustamente, essendo tutti all'interno della sfera semantica della famiglia, erano rappresentati tutti con un cerchio attorno. Non vi dico le disquisizioni su sparare e uccidere, tra l'altro sempre concetti interessanti, abbastanza importante, c'era anche l'istruzione, insomma, tutte queste parole così, però hanno discusso tra di loro sui significati della lingua. Quasi è stato diciamo, è stato un sassolino lanciato, ma poi la discussione è nata tra di loro ed è stata portata avanti anche attraverso un insegnante. Quindi libri, simboli della CA, narrazione, un contesto, ma che mi permette di ragionare sul linguaggio, di fare dei ragionamenti di tipo semantico, lessicale, ma anche morfologico, grande, piccolo. Abbiamo visto che i diminutivi, mettendoli insieme questo tratto, diventano, le parole mettendoli insieme questo tratto, nei simboli diventano diminutivi e tanto altro. Quindi appunto si è visto che questi libri facilitano, così come in quel menu che hanno visto all'inizio, facilitano l'accesso ai significati della lingua, quindi in quei libri stanno tutti, stanno loro che riescono a leggere, stanno i compagni che hanno difficoltà di comprensione, di comunicazione, e quindi attorno a una stessa storia si può fare molto, promuovono l'inclusione e poi appunto sono stati in là per ragionare proprio sul linguaggio. Vado rapida sulle altre tappe perché sono quella dei silent book, questo l'ha già detto Anna, dell'importanza. In realtà abbiamo cominciato non dai silent book veri e propri, ma proprio dai libri semplici, con forme essenziali che sono un linguaggio, parlano. Definito piccolo blu, piccolo giallo, definite le forme, data una leggenda delle forme,
siamo riusciti a leggere insieme, loro lo leggevano anche qua in maniera collaborativa, senza il testo scritto sotto. Quindi le immagini parlano, grazie alle loro proprietà, grazie alla dimensione, alla forma, al colore. Abbiamo scoperto poi altri tipi di libri silenziosi, tipo questo, dove, che ci ha veramente stimolati ad andare oltre l'apparenza. Su una stessa linea possono succedere tante cose, tipo questo o questo. E poi ancora abbiamo anche pensato che una stessa linea può originare significati diversi, no? Come la scrittura, come quando diciamo porta. Porta può essere sia il verbo portare che la porta, il nome. Allo stesso modo, Alessandro Sanna, in questo libro Mano Felice, ci dice: ah, il maiale è un cavatappi che puoi usare da entrambi i lati. Meraviglioso, no? Quindi tante cose insieme. A seconda di chi guarda, del proprio occhio, si attivano i significati. E poi attraverso L'Onda, che è un bellissimo silent book di Susie Lee, che si presta moltissimo a una narrazione collaborativa, si è provato a raccontare la storia dell'onda, e si è visto che a seconda del punto di vista la storia può cambiare. Quindi una storia silenziosa per immagini, che riempita dalle proprie parole, dalla propria lingua, dal proprio linguaggio, diventa tante cose diverse e ricche. Tappa 3, gestualità. Introdotta dalla mia mano di Fuad Aziz, libro meraviglioso che dice tutte le cose che puoi fare con le tue mani. La tua mano accarezza, è piena di fantasia. Queste sono alcune delle tavole che sono piaciute di più. Ogni libro letto ha stimolato delle conversazioni, degli ampliamenti. Al termine della lettura della mia mano ho lanciato: ma che cosa possono fare le mani? Sono uscite ovviamente delle cose meravigliose, no? Quindi, e tra cui appunto proprio il fatto che con le mani si possa parlare. Si può parlare, e lo facciamo tutti i giorni, gestualizziamo, lo sto facendo anch'io mentre parlo, diamo un significato preciso per rinforzare la comunicazione oppure per sostituirla, anche a distanza. Ti chiamo. A distanza. E anche qui sono uscite fuori delle cose molto interessanti da parte loro. In particolare c'era una bambina, una ragazzina madrelingua cinese, che ha raccontato la differenza invece della gestualità. Quindi cioè, si è creato anche questo momento di confronto che poi l'insegnante mi ha detto che prima non si era mai creato tra i ragazzi. E per approdare infine al fatto che con le mani si può parlare, con una gestualità di rinforzo, di sostituzione, ma esistono anche delle vere e proprie lingue fatte con le mani, ma non solo, anche con il viso, con l'espressione del viso. Quindi abbiamo provato a fare qualche cenno di lingua dei segni italiana, anche perché loro hanno una compagna di istituto sorda che la usa, quindi possono dirle ciao e dirle piacere. E infine, finendo con la canzone a bocca chiusa di Daniele Silvestri, che ha riassunto come termine del percorso molto bene tutto il processo, no? Perché abbiamo cominciato con le parole, dicendole, condividendole a voce, ma poi gradualmente siamo arrivati a pensare che, caspita, guarda quanta gente c'è che sa comunque rispondere dopo di me a bocca chiusa. Quindi, per concludere, in viaggio a Babele i ragazzi hanno sperimentato codici comunicativi diversi, il codice simbolico, il codice visivo e il codice visuo-gestuale. Le storie sono state fondamentali perché erano una vera e propria porta di accesso ai significati, hanno stimolato la discussione e sono stati la cornice narrativa entro cui poi ragionare collaborativamente su linguaggi e inclusione. E la classe, secondo la definizione di Maria Giuseppa Lo Duca, è stata veramente nella condivisione di questi linguaggi, di queste storie, attualizzando i significati, riempiendoli dei propri significati, una vera e propria comunità di apprendimento. Grazie. Cecilia, grazie a te. Molto, molto interessante l'esperienza. E a questo proposito volevo chiederti, che tipologia di classe era? Immagino fosse una classe, tu hai detto, c'era una ragazzina cinese, una ragazzina, ipo,
no, una ragazzina No, c'era una cieca. ragazza di madrelingua cinese che stava apprendendo l'italiano a un livello basso di italiano, comunque a un primo approccio, diciamo. C'erano dei ragazzi di seconda generazione, ma madrelingua italiana anche, bilingui, ma anche di madrelingua italiana, e c'era un ragazzo con difficoltà cognitive. Lievi, però era una classe, diciamo, mista e una seconda media, non so se l'ho detto. Ma allora ti facevo ti ho chiesto questa precisazione perché mi sembra interessante capire da te come si sono come sono comportati i ragazzi affrontando cioè come hanno ragionato affrontando questa idea di utilizzare linguaggi diversi. Cioè se hai avuto la sensazione, la prova, che anche quelli più deboli dal punto di vista del linguaggio, diciamo, in una situazione di questo tipo si sono trovati appunto non solo a proprio agio, ma hanno collaborato al progetto e appunto alla creazione di questo momento. Guarda, mi sono anche dilungata un po' di più sul primo incontro perché, vabbè, al di là del fatto che siano i libri in simboli che, diciamo, sono il nostro primo amore, anche perché, è stato quello sicuramente più apprezzato dai ragazzi, molto, molto apprezzato e anche hanno continuato nel corso del tempo a chiedere delle cose. In più, al termine dell'incontro, l'insegnante, tornata in classe, ha detto: "Bene, ragazzi, carta e penna, scrivete 5 frasi". Ha dettato 5 frasi, gli ha detto: "Per la prossima volta portatemeli tradotti in simboli". Cioè, come voi tradurreste queste frasi in simboli? È stata veramente molto brava. E i ragazzi hanno reagito che la volta successiva tutti volevano farmi vedere come avevano tradotto in simboli. E avevano colto il fatto che i significati vengono raccolti, no, nei loro nuclei fondamentali, cioè la lingua esiste, le differenze linguistiche esistono, ma i significati, tac, si collocano là sotto. E quindi c'è stata una grande restituzione su questo, e anche appunto dal punto di vista della collaborazione, era bello vederli interagire in maniera assolutamente spontanea. Quando hanno iniziato a dire le parole in simboli e a vederle scritte sulla pagina, io non ho fatto più niente, hanno fatto tutto loro. Dicevo su sparare o uccidere, hanno detto: "Ma qual è la differenza tra sparare o uccidere? Perché in uno c'è l'omino e nell'altro ci sono due omini?" Allora un altro ha detto: "Beh, ma se tu spari puoi sparare a qualsiasi cosa, no? Oppure c'è uno che spara ed ha il fucile, mentre nell'uccidere c'è una persona, insomma, ci sono due agenti". Quindi è un ragionamento proprio anche sul verbo, sul tempo, l'aspetto, il modo del verbo. E quindi la reazione è stata molto molto buona, soprattutto sul primo, anche sugli altri due, ma il primo ha veramente colpito. Quindi, testimoniando le possibilità che possono esserci dal punto di vista anche didattico, di interazione dei simboli e dei libri in simboli. Grazie, sei stata molto, molto chiara. Vi giro un'ultima domanda. Allora, c'è stata un po' l'impressione forse che questi sono metodi, strategie utili e facilmente utilizzabili in classi di bambini più piccoli o comunque diciamo preadolescenti. In una situazione di classe delle superiori, secondarie di secondo grado, strategie, utilizzo di queste metodologie, eventuali bibliografie anche per ragazzi più grandi. E poi, ultimissima cosa, ci chiedono anche per Cecilia di lasciare i titoli dei libri che tu hai citato. Certo. Poi lo chiedo adesso direttamente a Cecilia, ma poi ovviamente una volta che Cecilia e Anna l'ha già fatto, Cecilia probabilmente lo farà e comunque vi lasceremo poi tutto il materiale. Ok, concludiamo con appunto le superiori.
Ragazzi più grandi. Anna? Anna, sei senza microfono. Eccomi, provo a rispondere a questa interessante domanda, cioè racconta un po' la domanda che abbiamo l'idea che codici simbolici di questo tipo, perché essenziali, perché composti in questo modo, siano più adatti alla prima infanzia o comunque a bambini più piccoli. Ma in realtà quando si entra nella natura del meccanismo di un artefatto comunicativo come questo, ci si accorge che può essere trasferito su ogni contenuto e trama narrativa. Proprio all'interno di quel gruppo docenti che ha lavorato su Biancaneve, una persona ha portato l'esperienza rispetto ai Promessi Sposi. Il ragazzo con difficoltà, seconda superiore, una scuola professionale, ha fatto questo lavoro, partire dai personaggi. Lavoro su Renzo e Lucia, individuiamo gli altri, li rappresentiamo, li poniamo in una leggenda che diventi codice simbolico per muovermi poi nella storia come in una mappa. Questo ragazzo con la sua docente di sostegno ha creato il suo artefatto comunicativo e pensate che bello, in un modo unico, particolare, è riuscito a condividere quella storia che tutto il gruppo classe stava in quel momento condividendo e quindi con supporti di questo tipo è riuscito a fare proprio quella storia che è complicata e altra e difficile attraverso sistemi di questo tipo. Io sono convinta che anche con dei ragazzi più grandi, addirittura con adulti, queste strategie visive, questo modo di maneggiare il simbolico. Cecilia ci ha dimostrato che i simboli della comunicazione aumentativa alternativa sono una tipologia specifica che anche altri utilizzi molto efficace. Però nella stessa esperienza della scuola di viaggio a Babele è venuto fuori che non è l'unico modo di intendere e rappresentare il simbolico come strategia inclusiva. Quindi mi viene da dire proviamoci, a lavorare in questo modo anche con ragazzi più grandi, quella è sicuramente una grande sfida. Grazie Anna, ci hai dato delle suggestioni molto interessanti. Cecilia, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Sì, penso ad esempio anche ai silent book, alle potenzialità che hanno i silent book. Quelli davvero sono, a parte che ce ne sono tantissimi e diretti anche a età molto diverse, ma anche alcuni anche proprio ad adulti, perché per la loro complessità, per le cose che possono tirare fuori e che lavorano sul simbolico proprio in maniera diversa. Quindi lavorare con le immagini sicuramente è un modo per tirare fuori tante cose, anche per lavorare sulla costruzione delle frasi, per la facoltà narrativa. Tanti aspetti possono nascere da queste strategie alternative di comunicazione e da queste altre letture. Grazie Cecilia, grazie Anna. Stanno arrivandoci oltre domande, sono arrivate tantissime domande. Ho cercato di farle, di metterle un po' insieme, di provare a rispondere a tutti. Sono arrivati moltissimi ringraziamenti perché veramente è stata un'ora intensa ma molto arricchente. Abbiamo sforato pochissimo, ma saremmo potute rimanere probabilmente qui ancora per un po' di tempo, ma purtroppo i tempi dei webinar sono questi, quindi vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito per questi 6 webinar, chi anche solo per alcuni di essi, ringrazio chi ci ha seguito in regia, preziosissimo aiuto, fondamentale, ringrazio tutto il team di Riconnessioni. È arrivato il momento di chiudere, di salutarci, perché questo era l'ultimo appuntamento di progettare per includere, ma proporremo altri webinar e quindi rimanete sempre connessi sul sito di Riconnessioni.
Vi invito come sempre a visitare la galleria di riconnessioni, dove troverete tutte le attività didattiche di insegnanti e formatori che noi abbiamo raccolto e dove vi invitiamo a caricare attività didattiche da voi portate avanti. Sempre sul sito, come abbiamo detto, già all'inizio, alla pagina webinar trovate tutti i materiali dei 6 webinar e non solo, ma vi preannuncio che dalla prossima settimana avrete anche modo di trovare una pubblicazione che potrete scaricare ed è una pubblicazione che raccoglie le linee guida alla progettazione per l'inclusione di tutte le metodologie, di tutte le i webinar che abbiamo visto in questo ciclo. E quindi non mi rimane che salutarci e alla prossima, speriamo il prima possibile e buona scuola a tutti. Buona serata.